Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo qui è un video che lo sto registrando dal telefono perché dovremo andare in giro per tutta la casa, il data center, dobbiamo fare un bel po' di giri. Oggi parlerò della rete 10 gigabit, ovviamente rete 10 gigabit in locale, non ho la 10 gigabit fuori, ho la gigabit normale, normale fin là perché nel senso è tanta roba lo stesso, però comunque avere la 10 gigabit in locale mi serve per trasferirmi file dal mio PC al NAS, al server. Mi serviva per lavoro perché ovviamente se devo passare un file ci impiego magari 10 minuti, con la 10 gigabit ci impiego 10 volte meno. Quindi mi raccomando, seguite tutto il video così vi faccio vedere tutti i vari prodotti. Inoltre, tutti i prodotti che vi faccio vedere in questo video li troverete qua sotto in descrizione. Se anche voi volete provare a fare la 10 gigabit, non serve che vi fate l'impianto enorme come ho fatto io, ma potete farlo anche tranquillamente da un PC a un altro e metterci uno switch di mezzo e vi fate la 10 gigabit lo stesso. Parte tutto intanto dal mio PC. Allora, questo qui è il mio PC. Vabbè, intanto io posso farvi vedere una cosa del genere. Io vado qua, vado su rete e come rete attiva, nel senso è attaccato. 10 gigabit, la vedete qua, è 10 gigabit simmetrica. Adesso posso fare anche uno speed test in diretta. Questo qui è uno speed test direttamente sul NAS, quindi in automatico, eccolo qua. Vedete che ho praticamente la 10 gigabit piena. Ogni tanto va qualche megabyte in più, ogni tanto un po' meno. Questo qui è il download, mentre l'upload adesso lo fa, ci impiega un pochino, ma comunque sì. Eccolo qua, 10 gigabit. Come ho fatto a portarmi la 10 gigabit? Allora, prima di tutto partiamo dal PC, perché ovviamente la 10 gigabit bisogna partire dal PC. Allora, vedete qua sotto questa scheda qui, questa che sta illuminando di verde. Questa qui è una scheda 10 gigabit, è una X520 di A1, perché ha una sola porta, ma tanto me serve una sola di porta. Questa qui è quella che mi porta la 10 gigabit, perché la scheda madre, questa qui è una B550 Strix-E, ha solamente la 2 gigabit e mezzo. Quindi utilizzando questa porta qua mi posso portare la 10 gigabit. Ci sono vari tipi di schede 10 gigabit, ci sono queste qua che sono SFP Plus, se no ci sono anche quelle RJ45, quindi Ethernet. Io per comodità ho messo queste perché ho praticamente tutto SFP Plus, utilizzo quelle e basta. Questo qui è l'output del mio PC. Allora, vedete che abbiamo un transceiver, questo qui è un transceiver 10 gigabit 30 metri mi pare, o 300. Erano i primi che ho trovato, quelli che costavano meno, vanno benissimo. Ve li linko comunque qua sotto in descrizione. Questo cavo che vedete è un cavo in fibra, è un cavo in fibra ottica che fa tutto il giro dello studio, passa qua sotto, questo che è il mio, tra virgolette, vecchio switch gigabit, vabbè, questo qua lo utilizzavo come switch di backup, cioè nel caso vai giù internet c'ho anche quello. Il cavo che avete visto qua fa tutto il giro, passa dietro a questo bello armadio, guardate che bello con la bottiglia dell'Aperol, poi abbiamo la scritta minerale che è anche spenta, qualche scheda video, vabbè, questo qua, ok. Fa tutto il giro e arriva fino a qui. Che cosa abbiamo qua sotto? Allora, vabbè, questo qui è il PC, quello che avete visto sullo speciale di Natale, è ancora qua sotto. Aspetta che lo sposto. Ok, allora, si vedrà non tantissimo, ma allora, questo qui è il primo pezzo di equipaggiamento che ho 10 gigabit. Questo qui è uno switch, è uno Microtik, adesso il modello è un po' complicato perché ha tutti i nomi particolari. Comunque, vabbè, è uno switch che ha 4 porte SFP Plus e una RJ45. Allora, l'RJ45 serve per controllare lo switch, mentre le SFP Plus sono per la 10 gigabit. Allora, vedete che ho due cavi attaccati. Questo cavo nero, ricordatevelo che questo qui passa qua dentro, dopo andrà in giro, vi farò vedere. Sì, perché ho tirato un cavo in fibra, sono stato fortunato che non si è rotto, ma in realtà, vabbè, questo qui è un cavo che regge anche i roditori, quindi è bello grosso. Se dovete fare anche voi, vi consiglio di prendere questo cavo qua, potete tirarlo. Io l'ho tirato parecchio e non si è rotto, ma non vi do la conferma che se lo tirate voi funzioni, ecco. Allora abbiamo questo cavo nero che è la 10 gigabit che arriva da sopra, ma poi ve lo faccio vedere. Questo qui è il cavetto in fibra che va sul mio PC. Avrei potuto anche utilizzare un cavo Ethernet normale, quindi non so, Cat7 o qualcosa del genere, dallo switch qua al mio PC, però vabbè, avevo già i transceiver perché li avevo già comprati e detto, vabbè, metto quello. Potete utilizzare tranquillamente anche un cavo Cat6, tanto la distanza da quello switch a questo PC qua è veramente poca. Mentre, perché ho scelto proprio di tirare un cavo in fibra al posto di un cavo Cat7, ho provato a tirare il cavo Cat7, ma la distanza era superiore ai 30 metri. Ci sono anche i transceiver che vanno sopra i 30 metri, mi pare che arrivino fino a 75. Il problema è che costano praticamente 80 euro l'uno e non ha senso. Cioè, ho preferito comprare direttamente un cavo in fibra e tirarmi il cavo in fibra. Alla fine, sì,
È come tirare un cavo Ethernet, dovete essere molto più gentili e non distruggerlo, ecco, facciamo, diciamola così. Questo cavo in fibra qui, vabbè, qua ho bucato la scatola perché sennò ovviamente non potevo farlo uscire. Questo cavo qua va in un posto che adesso vi faccio vedere. Questo qua ve l'ho già fatto vedere, in realtà è il mio data center, adesso vi faccio vedere dentro qui ho cambiato un po' di cose. Allora, cominciamo da di qua. Allora, vabbè, qui è rimasto un po' simile, vabbè, sì, qui sono cavi Ethernet che devo tirare. Questo qui è il cavo nero, questo qui è il cavo in fibra che arriva direttamente da qui e va giù. Infatti, vabbè, qua c'è anche l'altro cavo in fibra, questo è quello di Open Fiber. Questo cavetto qui, che in realtà io ho preso 50 metri, ma vabbè, ho praticamente la scorta per un anno. Vabbè, entra dentro il rack, adesso apriamo il rack. Vabbè, grazie a Pinky che mi ha stampato, guardate che bello, il loghetto per tenermi le chiavi. Adesso apriamo qua. Ok, allora, io spero che mi sentiate perché c'è un po' di casino. Allora, beh, ho rifatto il cablaggio di tutto il rack. Sotto è un po' sporco, ma va bene. Magari se volete che vi faccio un video solo sul rack, ditemelo, fatemelo sapere, perché magari può essere interessante anche come gestire le varie reti, che serverò e tutto. Il cavo nero è questo qui, questo che è il cavo in fibra, che va dentro questo switch qua. Avevo anche lo switch quello là da 32 porte, quello lì 10 gigabit, ma fa troppo casino, cioè nel senso non posso metterlo qua. Quindi ho deciso di prendere un Mikrotik, magari l'altro switch lo utilizzerò per qualcos'altro, ce l'ho ancora, vedrò. Allora praticamente questo qui è un mega switch, costa perché costa un botto. La cosa bella di questo switch qua è che consuma niente, fate conto che in idle consuma 35 watt e ha 16 porte 10 gigabit, una porta management e una seriale. Questo qui è il modello, è il CRS 317 1G 165 Plus. Presumo che sia quello. E vedete che abbiamo 5 cavi. Vabbè, allora, questo qui è il cavo che va sotto con il suo transceiver, scritto 10 gigabit attivo. Dopo abbiamo 4 cavi, che qui sono cavi DAC perché costano meno, perché per fare lunghe distanze ha senso comprare un transceiver, per fare brevi distanze vale la pena comprare questi qua. Sono dei cavi già fatti che potete comprare a fino a 7 metri, mi pare che li avete visti. Ne abbiamo 4. Allora, i primi due o gli ultimi due, adesso non mi ricordo, sono il NAS e il server, quindi sto parlando del server e il NAS. Questo è comodo perché se io devo trasferirmi dei file dallo studio, tramite questo cavo qui posso connettermi al server in 10 gigabit. Quindi se devo spostare parecchi file di video o cose del genere è stracomodo, cioè è comodissimo come cosa. E in più ho messo anche il Dell in 10 gigabit perché se io devo fare i proxy con server qua, posso spostarmi i file molto molto velocemente, quindi è tanta tanta roba, è molto comodo. Ovviamente oltre all'impianto 10 gigabit c'è anche l'impianto a 1 gigabit che va da tra virgolette in parallelo. Vabbè, è uno switch, l'ho preso sempre alla fiera di Pordenone, tra l'altro l'avete visto nel video martedì. È un Atlantis, è uno switch proprio stupido, cioè fa a 24 porte basta. E vabbè, qua ci sono attaccate, non so, le management dei server, la LAN, varie cose, tutto attaccato qua. Ovviamente se dovete fare una cosa del genere non fate tutto l'impianto 10 gigabit, non vale la pena, vi prendete uno switch da 1 giga e dopo uno da 10 giga e li fate andare in parallelo, perché se dovete fare, cioè, 10 giga tutte queste porte non avrebbe senso, tanto queste qua vanno a 1 giga e quindi sì. Tra l'altro qua gli manca anche il gommino, vai gommino, vai dentro, oh eccolo qua. Ne approfitto anche per farvi vedere un attimo il retro. Allora, come vi ho già detto, qua c'è i cavi in 10 gigabit, questi qui sono quelli che vanno direttamente sullo switch davanti, e in più c'è il NAS che vabbè è sotto là, non riesco a farvi vedere, ma comunque ci sono altri due cavi in 10 gigabit. Dopo, per non saperne leggere né scrivere, questo cavo qua in bianco è un cavo in 40 giga dove è connesso il server, il Dell con il NAS. Se vi serve magari per trasferire dei file in modo super veloce, lo posso utilizzare, ecco. Di solito lo utilizzo la 40 gigabit per i backup, così faccio i backup e sono a posto. Questo qui invece è il mio modem, basta, questo qui è il cavetto che arriva da sotto. Si potete vedere anche che è comunque bello grosso come cavo, cioè fate conto che questo qui è il cavo di Open Fiber, è praticamente doppio di quel cavo. Potevo anche scegliere vari tipi di cavi, c'erano i cavi LC che sono questi qui che hanno un doppio connettore, adesso non voglio staccarlo, ma comunque eccolo qua che ha due, un trasmittente e un ricevitore. Ci sono invece i cavi come quelli che utilizzo Open Fiber, che sono questi qua, adesso non mi ricordo come si chiamano, mi pare che sia SCAPC forse, o erano gli altri, adesso non mi ricordo,
Comunque sì, ci sono vari tipi di cavi in fibra. In realtà non cambia quasi niente, cioè cambia solo il connettore, la fibra che è dentro è quella. Bene, allora, questo qui è il video sulla 10 gigabit. Allora, sinceramente io non ve lo consiglio di farvi la 10 gigabit a meno che non abbiate una reale esigenza. La reale esigenza, a parer mio, dopo dipende da cosa dovete farci col computer, col server o quello che è, potrebbe essere quella di trasferire i file tra un PC e l'altro, e quando si tratta di lavoro e soldi, trasferire i file 10 volte più velocemente, diciamo che è tanta roba. Io non vi consiglio di farvi la 10 gigabit, ma nel caso che siate interessati a farlo, io posso consigliarvi proprio di utilizzare la 2,5 gigabit. La 2,5 gigabit in realtà è praticamente una volta e mezzo in più rispetto alla gigabit normale. Le switch costano molto molto meno, non avete bisogno di adattatori SFP, porte particolari, anche perché la mia scheda madre ha la 2,5 di default. Tantissime schede madri, anche le B669, B550, quasi tutte. Tante schede madri hanno di fabbrica, praticamente escono di fabbrica con il chip Intel di solito, 2,5 gigabit. Quindi se voi magari vi sostituite lo switch che avete da, non so, da questo PC ai PC di sopra, o comunque dipende come avete fatto la casa, utilizzare la 2,5 gigabit è già un bellissimo upgrade. La cosa bella della 2,5 gigabit è che non siete obbligati a tirare cavi CAT7, CAT6 o cavi belli grossi, ma potete utilizzare anche i CAT5. Non per una distanza enorme, ma potete utilizzare anche quelli. Io, a parer mio, se devo fare un impianto del genere, tirerei un cavo almeno un CAT6, così sto sicuro, e tanto quando ho tirato quel cavo sono a posto per praticamente anni. Quindi sì, quello che vi consiglio è, se dovete farvi la 10 gigabit, sappiate che dovete spendere tanti soldi, tanti tanti soldi. Se invece non siete interessati alla 10 gigabit, ma magari vi serve comunque una velocità in più, un boost, potete utilizzare la 2,5 che vi costa molto molto meno. L'ultima cosa da considerare, che in realtà non è banale, ma comunque è una cosa da tener conto, è che 10 gigabit equivalgono a 1 gigabyte al secondo di lettura barra scrittura. Dovete avere anche un hardware che supporta queste velocità, perché se voi sul vostro PC avete un hard disk e sul server avete un hard disk, la 10 gigabit non vi serve, perché fate conto che un hard disk in lettura e scrittura un po' randomiche, se arrivate a 100 MB al secondo è tanto, e 100 MB al secondo è l'equivalente di 1 gigabit. E io adesso sto parlando di hard disk, ma se adesso vi dicessi anche che comunque con un SSD SATA che fate praticamente 550 MB al secondo, sono 5.5 gigabit, non arrivate neanche alla 10. Quindi sì, quello che volevo dirvi è che se volete fare il passo alla 10 gigabit dovete almeno avere SSD M2, almeno sul vostro PC e anche sul server, perché anche sul server, se dovete spostarvi i file, dovete avere un bel throughput, si dice così, banda passante bella grande sugli SSD. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa di dire, come magari che la macchina, quindi so, il server o il NAS deve avere parecchi core per gestire una potenza, un'uscita o un'entrata così ampia. Ci sono un sacco di cose da parlare della 10 gigabit, della fibra, come funziona il routing. Questo qui era solo un video per farvi vedere cosa ho fatto durante le vacanze, perché sì, io durante le vacanze tiro cavi in fibra. Fate conto che il cavo nero che avete visto l'ho tirato il 31 dicembre alle... Ah no, era la mattina, il 31 dicembre di mattina, mentre il cavo quello là tipo, boh, che cacchio di colore è, acqua marina, non lo so, quello lì l'ho tirato l'1 gennaio, quindi... Sì, fate conto voi cosa ho fatto, ecco. Bene, allora, questo video qua ormai si sta dilungando parecchio. Come vi ho detto, allora, qua sotto in descrizione trovate tutti i vari prodotti per farvi la 10 gigabit. Magari ve li distinguo in 10 gigabit in fibra e 10 gigabit in rame con il cavo. Nel caso troverete qua sotto in descrizione comunque anche dell'hardware per farvi la 2,5 gigabit. Quindi stiamo parlando di switch, porte Ethernet, tutto quello che ne deriva, cavi, eccetera. Vi faccio una bella lista, la troverete qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video, perché da quest'anno cercherò di portare almeno 2 video a settimana. E adesso devo un attimo fare la schedule, vedremo con calma, anche perché comunque sì, ho anche altre cose da fare, ho anche un lavoro, quindi con calma faremo tutto, con calma, è appena iniziato l'anno. E niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!